Aspetta che metto gli occhiali. Sì, grazie. Grazie Presidente. Oggi siamo tutti impegnati a ribadire l'impegno del Senato e del Parlamento per combattere le violenze contro la donna, un fenomeno allarmante che, nonostante il costante impegno delle istituzioni, non si riesce a debellare e anzi sembra purtroppo in aumento. Nulla è più odioso della violenza contro le donne e mi permetto di aggiungere anche contro i bambini, che a volte sono poi le vittime delle violenze cui assistono. Fratelli d'Italia condivide le conclusioni della relazione in discussione, con particolare riguardo alla necessità di regolamentare in base a standard omogenei, coordinare e soprattutto potenziare i centri per il trattamento degli uomini autori di violenza, centri che sono sorti finora per lo più in modo spontaneo e a macchia di leopardo sul territorio nazionale. L'azione di questi centri è fondamentale sia per la prevenzione vera e propria, quando cioè la violenza è ancora allo stato potenziale, ma si manifestano già i cosiddetti comportamenti spia che la annunciano, sia per intervenire quando la violenza è in atto, al fine di impedire ulteriori gradi di escalation di atti violenti e soprattutto i casi di recidiva che, come noto, e molti colleghi lo hanno già ricordato, molto spesso sono anche gli episodi più gravi. Le statistiche disponibili dimostrano che la recidiva nei reati contro le donne è altissima. Parliamo dell'85%. Ma sappiamo anche, grazie ai numerosi studi citati nella relazione, che un trattamento adeguato, soprattutto se fatto su basi quanto più possibile volontarie, può arrivare ad abbattere la recidiva fino alla metà, fino al 50%. Per questo motivo è importante che il trattamento venga assicurato anche nel corso dell'esecuzione della pena, come prescrive la riforma dell'ordinamento penitenziario approvata con il cosiddetto Codice Rosso. Ma è ancora più importante che non venga interrotto questo trattamento al momento della scarcerazione, come invece avviene purtroppo ancora troppo spesso. Va quindi sottolineata la giusta osservazione della relazione secondo la quale è proprio al momento del ritorno in libertà che maggiori sono i rischi per la vittima. Importante quindi ricordare ad esempio la buona prassi del Tribunale di Milano, come fa la relazione, Tribunale di Milano, che ha attivato l'invio degli autori di violenza presso specifici programmi territoriali di recupero. Un altro strumento fondamentale, anch'esso introdotto con il Codice Rosso, è la nuova disciplina dell'articolo 165 del Codice Penale, che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena nei casi di condanna per reati di violenza sessuale, stalking, violenza domestica e così via, la subordina alla partecipazione del reo a specifici percorsi di recupero. Motivo in più, secondo noi, per valorizzare i centri che sono preposti a questo obiettivo. Tanti altri sarebbero gli spunti di riflessione offerti dalla relazione, sui quali ovviamente manca il tempo di soffermarsi. Mi limito a ribadire che Fratelli d'Italia in gran parte li condivide e anche per questa ragione voteremo a favore della risoluzione che richiama la relazione. Tuttavia, colleghi, in conclusione mi sia consentito esprimere alcune perplessità circa l'affermazione apodittica secondo cui, cito testualmente a pagina 43 della relazione, sia proprio il modello patriarcale quello all'interno del quale si sviluppano le azioni individuali di violenza contro le donne. Attribuire al modello patriarcale, che in Italia non esiste più da decenni, la principale o addirittura esclusiva causa della violenza sulle donne mi pare davvero troppo riduttivo e rischia di sottovalutare, se non di ignorare, altri fattori scatenanti, ben più attuali e insidiosi, che originano più
dalla perdita di ogni modello di riferimento valoriale indotta dal nichilismo e dal relativismo di questa modernità che da una cultura patriarcale ormai scomparsa e superata. O peggio ancora, significa concentrare tutta l'attenzione sul modello patriarcale quasi come su un capro espiatorio, ignorare l'influenza negativa di tradizioni e credenze religiose extraeuropee che assegnano alla donna un ruolo, queste sì, un ruolo antropologicamente, direi quasi biologicamente inferiore, e che producono, queste sì, sessismo e maschilismo come esito necessario. Vorrà pur dire qualcosa, colleghi, ad esempio, se il 42% delle violenze sessuali commesse in Italia sono commesse da stranieri, che come noto sono appena il 10% della popolazione, soprattutto di origine nordafricana. O se il 33% dei maltrattamenti in famiglia, o addirittura il 71% dei reati di induzione e sfruttamento della prostituzione sono ancora una volta commessi da stranieri. Ecco, magari su questi dati un supplemento di riflessione da parte della Commissione sarebbe stato utile, a mio e nostro parere. Concludo con un'ultima osservazione critica. Nella relazione si legge a pagina 24 che tra i fattori che faciliterebbero i comportamenti violenti ci sarebbe la, cito testualmente, aperte virgolette, la visione statica e rigida delle identità di genere maschili e femminili. Ritengo questa affermazione non solo infondata, ma fuorviante e frutto di una forzatura ideologica che in questa relazione francamente stona. Il rispetto e la valorizzazione della identità maschile e femminile sono, al contrario, secondo noi, il presupposto più solido su cui si costruisce la reciproca accettazione delle naturali differenze fra i due sessi, da intendersi come occasione di reciproco arricchimento attraverso la complementarietà, ovviamente sulla base della assoluta parità di diritti e di doveri. Al contrario, è dalla pretesa di ignorare le differenze e rendere tutto fluido, omogeneo, neutro, omologabile, che si apre la strada alla mancanza di rispetto per l'altro e a ogni forma di violenza. In ogni caso, anche in presenza di queste, comunque per fortuna, marginali elementi discutibili, noi condividiamo nella sostanza interamente la relazione e quindi votiamo a favore. Grazie. Grazie.